l'allargamento di via Dottori e la realizzazione della bretella stradale che collega via Trancanelli con il parcheggio Gambuli, di fatto è stato ultimato il programma delle opere di potenziamento delle infrastrutture stradali, di soste e ferroviarie, volte a garantire una più efficace offerta trasportistica nell'area sud del territorio comunale, con particolare riferimento alla zona del polo sanitario regionale. Questa mattina, con una cerimonia alla quale hanno preso parte il sindaco Vladimiro Boccali, la presidente della regione Catiuscia Marini e il rettore Francesco Bistoni, sono stati inaugurati i due interventi. Erano presenti anche il prefetto Cardellicchio, l'assessore comunale alle infrastrutture Liberati e quello regionale Rometti. Per il sindaco Boccali le opere realizzate sono essenziali a un complesso che quotidianamente viene frequentato da circa 15.000 persone, in cui insistono funzioni sanitarie e universitarie assolutamente primarie per tutta la città. E ora, concluso, il prossimo intervento sarà il raddoppio di via Berlinguer. La Presidente Marini e l'Assessore Rometti hanno ricordato come Santa Maria della Misericordia costituisca un polo di eccellenza non soltanto per la qualità dei servizi, ma anche per l'organizzazione complessiva, e con l'occasione hanno ribadito gli impegni finanziari riguardo all'adeguamento di via Pievaiola e all'abolizione del passaggio a livello di Centova con la costruzione di un sovrappasso. La Presidente ha parlato anche della Spending Review e invitato il Governo a tener conto in tema di sanità delle buone pratiche in cui alcune regioni, tra cui l'Umbria, si sono distinte. Il rettore Bistoni ha aggiunto che per ottobre prossimo è prevista l'apertura del centro di genomica, che sarà un presidio della ricerca più avanzata. I lavori sono consistiti nell'allargamento da 2 a 4 corsie del tratto di via Dottori, compreso tra la rotatoria Berlinguer e lo svincolo a livelli sfalsati di accesso all'area ospedaliera, e in una serie di interventi accessori per un importo complessivo di 2,4 milioni di euro, con un finanziamento garantito per 1,4 milioni di euro direttamente dal Comune di Perugia e per 1 milione di euro dalla Regione dell'Umbria. È stato poi realizzato il collegamento stradale di via Trancanelli con il parcheggio Gambuli, che diviene il secondo accesso al polo in corrispondenza della facoltà di medicina e del parcheggio Gambuli. I lavori sono consistiti nella realizzazione di una bretella stradale a 4 corsie, di una rotatoria di collegamento tra questa e la prevista strada di bordo dell'area ospedaliera, di un sottopassaggio carrabile per garantire la continuità della strada vicinale denominata Via delle Corse, dell'impianto di illuminazione, di segnaletica e di protezione, per un costo complessivo di 800.000 euro. Il finanziamento è stato garantito dall'Università in base all'accordo di programma a suo tempo sottoscritto con Regione, Comune, azienda ospedaliera e Provincia di Perugia.